si chiamava Silvia, ora si chiama Silvia Fatima, e la nostra Annalisa Garancini è andata ad intervistarla. Sentite un po' che è venuto fuori. È successo che ho incontrato Khalil. Da quando ho conosciuto lui, dentro di me allora è scattato già una curiosità da parte mia, perché sinceramente io mi vergognavo molto ad essere cristiana. Fatima Salvi, al secolo Silvia Salvi, albergatrice di Cosio Valtellino, ha deciso di convertirsi all'Islam dopo il suo matrimonio con un profugo pakistano. Per avere comunque un nostro rapporto dovevo pensare comunque prima o poi ad avere una cultura comunque islamica. Io adesso vabbè porto il velo, però ripeto, sono assolutamente donna come lo ero prima. La donna cristiana al giorno d'oggi, secondo me, è oscena, semplicemente perché per farsi vedere più donna si scopre di più. Vorrei spezzare una lancia in questo caso a favore dei musulmani, ovvero se ne sentono di ogni sul fatto di aver violentato da una parte e dall'altra. Io sicuramente non do la colpa solo alla donna, do la colpa sicuramente 50-50. La donna ultimamente, non dico si vuol far violentare, mi esce in giro con la minigonna, mi esce in giro con i tacchi a spillo, mi esce in giro per far vedere cosa? Per essere sensuale, sinceramente è quasi un invito, è volgare. La donna cristiana in questo momento la femminilità la fa vedere in modo volgare. Se mio marito mi chiedesse di andare domani in Pakistan a vivere, direi di sì. E sicuramente vedrei la differenza che c'è tra una donna trattata qua in Italia e una donna trattata in questo caso in un paese musulmano. Mamma mia, l'avevo conosciuta diversa.